Ma cosa balli? Buongiorno. Tac, di qua. Buongiorno a tutti. Ben arrivato a chi c'è e chi non c'è, s'arrangia. Allora, buongiorno a Drevamk, buongiorno a Vilitta Gabriel che è uscito dal lavoro e finalmente può seguirsi in una tranquillo. Oh, sono contento. Buongiorno Gwenfar, buongiorno, si prepara il tè, bravo, io ho appena preparato il caffè prima di iniziare questa recensione. Buon pomeriggio da ragazzo qualunque, buon pomeriggio Andrix, buon pomeriggio. Gwenfar, grazie, sto cucinando e sono lenta, cosa cucini di buono Gwenfar? Buon pomeriggio Raziel e Zupettina, e Anonymous Bashful che balla. Cosa balli, Anonymous Bashful? Ta ferma, non t'agitare che sudi, poi t'ammali. Buon pomeriggio a tutti. Il fumo che si vede del caffè si è appena uscito dalla macchinetta del caffè, dalla moka. Posso usarlo per fare gli effetti speciali? Mi piace. Sì, non ho preso fuoco nel frattempo. Allora, quest'oggi cosa trattiamo? Quest'oggi trattiamo The Thin Silence. The Thin Silence è un gioco che mi incuriosiva un sacco. Lintolo, buongiorno. Ma mi sei mancato, eh? E questa settimana è stata così. Non sono riuscito a fare recensioni. Sono riuscito veramente oggi per fare una recensione. Vi assicuro che ho fatto i salti mortali, doppi carpiati. E vabbè, pazienza. Apprezzate il mio sforzo nel fare almeno una. Fare almeno una recensione. Può darsi che stasera io faccia un'altra recensione in orario serale, scelgo un bel gioco di quelli che mi necessitano di un po' di tempo per guardarli, per provarli, e facciamo una recensione di quello anziché fare Kingdom Come, che lo facciamo domani, e Ischia, abbiamo già fatto due puntate questa settimana, insomma, non esageriamo. Buongiorno Federica Freetime. Niente live oggi per te, la faccio più tardi, bravi, così poi dopo Federica, dopo tutto un bel ride Federica Freetime. Lancia French Toast in giro per la chat, Boni. Vuoi mangiare i French Toast, Gwenfar? I doppi capelli che il tuo ginocchio mal andato, esatto. Contavo di continuare il gioco di ieri. Ah, tu, ok, però dicessi a me, dicevo, ieri ho fatto Divinity. Allora, innanzitutto volevo farvi notare questa musichetta, che tra l'altro io qua sotto ho una roba per fare lo zoom. Ah sì, ma è della mia interfaccia, ok, non mi serve fare lo zoom, va bene. Dicevo, allora, Thin Silence cos'è? Ci dice Steam, Thin Silence esplora la depressione, i dubbi, il dubitare di se stessi, le struggles, tutti i patimenti, e le difficoltà. Tra nell'oscurità il gioco ha i suoni, quel suono, quel silenzio sottile che ci chiama nelle nostre ore più oscure. Io vi ho detto che non era una roba, come dire, allegra oggi. Costerebbe 9,99, ma in questo momento, se vi interessa, su Humble Bundle, dovrei passare il link ogni tanto, c'è al 33% di sconto. Quindi se voi quello che vedete dovrebbe essere un gioco da 4-5 ore, quindi può anche darsi che se poi ci piace lo finiamo, se non ci piace, non ci interessa, non lo finiamo. Vivi i Lock. Bevi caffè americano? No, bevo una moka da due tazze e mezza da solo. No, bevo il caffè più italiano di così se muore, proprio con la moka, quella che avviti, hai presente? Benvenuto, Vivi Lock. Anonymous Bashful è caduta vittima della banana. Ti vedo. Già, poi vedremo insomma com'è. Dicevo, volevo farvi notare innanzitutto questa musica che trovo molto bella, molto rilassante. Se questa interfaccia fosse un po' più pulita dai tastini e tutte le robe, potrebbe tranquillamente essere un'altra intro di Unnecessary Pixels, un altro pre-live. Sono arrivati gli zii per vedermi in ferma, che gioia, che culo Federica Freetime. Buonasera Luke, come va?
Sul palo non ho resistito. Vabbè, io ve l'ho messo il comando banana. Dicevo, ci fosse una versione di questa musica un po' più questa interfaccia un po' meno piena, sarebbe una musichetta perfetta per fare il pre-show di nostro. Buongiorno al Dart. New game, siete pronti? Iniziamo. C'è una rivolta. C'è un signore in una caverna. Ti direi che ha freddo. Se provo a muovermi, mi dice in basso a destra compare un'icona che mi dice dove cazzo vai? No, è un cazzino, non ti puoi muovere. Bravi, mi piace. Siete furbi, perché visto il ritmo lento, un giocatore normale potrebbe essere già frustrato. Com'è andato il colloquio il Dart? Tanto poi lo sappiamo, otterrai il nuovo lavoro. E non farei più live, lo sappiamo benissimo il Dart. Un raggio di luce. Continua a dirmi non ti muovere, faccio io, va bene. È molto chiaro già il ritmo di questo gioco, eh. Ok, adesso puoi muoverti. Essendo un gioco sulla depressione, su altri sentimenti negativi, chiaramente il nostro personaggio si muove in maniera molto lenta. E ovviamente non ha una corsa. Non so questo cosa faccia. E non so come tu sia finito in questo luogo, signore. Ma che bella la luce, però. Buongiorno, Lamantino. Mormorii, parte 1. Non posso crederci che sono sopravvissuto a questa caduta. Le mie gambe sembrano stare meglio. Ok. Allora, laggiù in fondo a destra c'è una lucetta. Quindi mi stai dicendo che devo andare là, si suppone. È bianca, dove l'unica cosa bianca a schermo. Nuovo oggetto, gli stivali. Un vecchio stivale, uno stivale, un vecchio stivale militare. Fornitura standard. Buio là fuori, è buio qua fuori, non so come tu possa sopportarlo. Sei sempre il benvenuto per tornare a casa, ci manchi. Sono il padre questo. Siamo così orgogliosi di te, tua mamma e io, siamo sempre stati orgogliosi di te. Lui va via. Perché non mi sento più così? Hai ottenuto il primo oggetto. Questo è il tuo menu degli oggetti. Va bene. Gli oggetti possono essere equipaggiati e creati qui. Gli oggetti sono fatti di fino a tre componenti che puoi scegliere. Creiamo un oggetto di esempio con quello che hai appena raccolto.
dicendo metti lo stivale. Abbiamo creato l'oggetto più semplice, lo stivale. A per usare il tuo oggetto. Ok, dagli i calcetti. Una pedata. Buondì Razzi, buondì Lamantino, buondì, insomma, chi è arrivato? Fetta del cioccolato fatta dalla mamma, eh? Ciao Sarabot, ben arrivata. Allora, nel frattempo segna questo scenda, scendi, scendi ancora, grazie, vado gentile. Ok, chiaramente dobbiamo per ora. Ah, posso calciare gli oggetti, va bene. Peraltro con discreta forza. La peggio è veramente tanto casino qui che devo tenere il volume del PC al massimo, anche così a volte fatico a sentire. Urca. Ciao Kevin Bagi. Baira. Baira. Ciao Kevin. Quindi qua devo buttarmi. Ouch! Fortuna che non era più profondo. Sono intrappolato. B per resettare il livello. Questo non so perché prima non c'era, ma so per farmi vedere che poi con B resetto il livello, va bene. Mi rendo conto che con B resetto il livello. E uno. E uno, due. The Blank Slate, il primo capitolo del libro del dottor Shavi Manta. Forse mi siederò e leggerò. Questo è un documento strano perché non esiste. È il risultato e la prova di una realtà orrorifica. Ogni pagina arriverà separatamente, lentamente, così che tu possa capire, incominciare a raggiungere. La nostra società è malata, malata e morente, e se non faremo nulla moriremo con lei. Ha rischiato così tanto per condividere questo. Per condividere questo. Io non ero così coraggioso. Non ero coraggioso per niente. Non ricordo di essere sceso così in profondità. Ho deciso adesso, calma. Che ora pensavi di fare il Dart? Perché io avevo messo intenzione di far live stasera. Ho premi questo per accedere al menu e leggere le note. Una vecchia foto. Il fotografo. La scrittura orribile del fotografo nell'angolo. Dice da L a R, Ezra, Lannark, Pola, Itaca e Zedechi. Quindi probabilmente è da Lannark a qualcuno. 24-12 nel 91.
Questo è un documento strano perché non esiste. Perché questo strano prologo? Ogni parola che leggi qui verrà smentita, rifiutata, sarà fatte delle obiezioni una volta che arriva alle orecchie del governo. Ogni pagina arriverà separatamente, in maniera che la verità possa essere raggiungita prima che possa essere distorta dalle menzogne, in menzogne. Copie di questa pagina saranno mandate in giro in segreto e vergognandosi. Quando quelli che sono stati smascherati, 10.000, quando queste saranno state decried, 10.000 delle prossime pagine verranno rilasciate. L'angoscia colpirà la nostra nazione a causa di questo messaggio di speranza. La contraddizione è dovuta ad una semplice affermazione, detta chiaramente qui, così che tutti sappiano il mio scopo. La nostra società è malata e sta morendo. E se nulla sarà fatto, moriremo con lei. Ok. Scusate, io... Come faccio a dirti? Così. Ok. Non ho capito perché dovrei fare questo. Ezra. Tormenta, cosa ci stai facendo qui? Dobbiamo parlare di quello che è successo. No. Il dottore è scomparso e io vado via. Sempre giochi inquietanti e vi porto. Ciao Zuppettina. C'è quello strano suono di nuovo. Ok, posso attivare le cose, va bene. Ah, non ha funzionato. Devo premere X. Devo tornare live perché ovviamente mi devono chiamare quando sto guardando qualcosa, ovviamente. Barbunta, buongiorno. Gli amici di famiglia sono uno dei mali del mondo, Gabriel Domino. Non pagare le persone che sanno fare un mestiere è uno dei mali del mondo. Ok. Per il momento è una bella atmosfera questo gioco. E i suoni collaborano a rendere il tutto. Ok, tutto questo è per far così e andare qua.
Ah, no. Nel senso italiano del termine, non giapponese del termine. Non è se no. Ah, no. I profitti esistono per un motivo e la qualità del lavoro si paga, sono d'accordo. Come state, cari? Siete pronti a giocare con me questo gioco che ha perso le animazioni improvvisamente? Questo gioco deprimente. Ah, non sono arrivato in tempo. Se sono arrivati all'altezza giusta siamo a posto. Direi che siamo a posto. Devo dire che per il momento mi sta incuriosendo. Ho un'atmosfera molto bella. Un uncino. Una scatola di orecchini. No, ganci e una tackle box, tutti così di dimensioni differenti. Quelli più grandi sono spaventati, fanno paura. I più piccoli sono come orecchini. Lei amava questi. Mi manca. Quindi cosa vuoi che faccia? Ah, gli scarponi da scalata. E cosa ci scalo? Gli scarponi da scalata. No reset. A fa saltino adesso. Qui, qui. Adesso mi chiamo nessuno, riesco a mangiarmi la mia barretta di cioccolato e pistacchio, bermi l'estate e incrociare le dita per me. Ci proveremo. Ah, col gancio salgo su dei cosi, va bene. Quindi ho degli scarponi da scalata, un gancio per salire i gradini. E per tirare le casse. E poi per fare così. Non devo fare questo. Devo chiaramente andare qua e fare così. E fare così. Non so per andare dove. Ah, ora questi affari qua posso scalarli con gli scarponi da scalata. Di qua vado qua, torno indietro e c'era un affare da scalare prima. Faccio così e posso andare su. Ciao Luke. Va bene, che ve ne pare intanto? Tra l'altro voi non sapete che mi è capitato oggi. Che ti è capitato oggi?
Cominciamo da qua. Ho bisogno di un altro oggetto, vero? No. Ho bisogno di niente, ho bisogno di dare dei calci a queste lampe, a queste cose. Ci racconti, non è uno sbashful. Spinga via st'affare. Cosa abbiamo trovato? La virtù di Wycroft, l'entry 3. Come procediamo? I nostri sospetti, come investighiamo? La corruzione delle più parti profonde dell'essere ha separato il nostro mondo. Quello a cui daremo più valore l'abbiamo scambiato per un senso di sicurezza, di libertà dalla responsabilità. Ma se c'è mai stata una strada giusta, non c'è più. Ho sappiamo ancora molto del protagonista, Sara. Sapete, vero, che io voglio sentire anche i vostri commenti. Questo scendete qua. Qualche volta serve guardare le cose dalla distanza. Puoi tenere il camera button e usare il movimento per muoverti. O se si usano controlle, prova il right joystick. Non volevo salire questa cosa. Mi stai aiutando per niente. Cosa dovrei vedere io in tutto questo? Ma il suo tre balle. Ciao Raziel. Però di qua in teoria io ci passo comunque. Perché faccio così. Ah no, qua non ci passo più. Ah, ok. Solo se ci sono questi posso arrampicarmi. Quindi devo creare, voglio mettere, girare giù i quattro massi per passare da qua. Ok, basta saperlo. L'improvviso mi suona il campanello della porta, la mia vicina che mi dice: volevo avvertirti che ho appena visto un serpente entrare nel tuo garage, quello dove la tettoia. Qui se ti bisogna fai attenzione. Naturalmente l'ho ringraziata, per fortuna il garage vuoto, c'è solo la mia bici. Fortunatamente oggi non dovevo andarci. Quindi io adesso dovrei far così. E dare dei bei calcioni a questo affare. Ok. Quindi faccio così. Faccio così. Che calci potenti sempre, mamma mia. Rimette le scarpette e arrivo di là. Per essere un gioco che vuol parlare di depressione, trovo che abbia fin troppi puzzle. Non so se. È una cosa che percepite anche voi.
Volevo andare a controllare, se non mi sentirete più nel gruppo sapete il perché, va bene. Tanto qua non posso fare nient'altro che questo. Allora, là c'è un affare che devo chiaramente far funzionare in qualche modo. Questo mi serve per passare di qua. Questa gestione dell'inventario è veramente pesante, trovo. Peccato. Sapete che ho fatto un achievement dando un calcio al generatore? Dai, con la doppia carica ce la fai. Bravo. Ezra, dobbiamo parlare. Devi dargli faccia a faccia. Vattene. Questo c'ha le voci che gli parlano nel cervello. Ma ci sta, e per il momento non è ancora fastidiosa questa cosa. Cosa fa questo rumore? Però mi fa alternare molto rapidamente tra attraverso degli schemi per guardarti attorno e risolvi dei puzzle ambientali, che in sé sono anche carini. Cosa c'è lì dietro? C'è un posto con delle scale e delle porte. Dove siamo finiti? Là sotto c'è un oggetto. Si guarda attorno. È molto strano il ritmo di questo gioco. Ma mi stai dicendo dove devo andare, va bene. Devo andare lì, lo scopo è abbassare o alzare quell'affare. Poi si continua. Questo posto sembra essere abbandonato da tempo. Probabilmente sarà una corda. Ma per tirare quell'affare lì. Quel coso non posso assolutamente farci niente al momento. Vediamo cos'è questo. Una corda e un cellulare carico. Deve essere arrivata passata qua un gruppo di operai.
è lì che è iniziato tutto, spingendo quel carrello verso degli operai. C'è chiaramente una storia da ricostruire che vogliono raccontarci. È chiaramente una storia che chi ha sviluppato questo gioco vuole raccontare. Nostro padre era un militare, noi forse no. Noi forse siamo degli operai e siamo sottoterra, stiamo lavorando sottoterra, siamo su un pianeta, siamo nello spazio. Ok, qua mi stai dicendo che devo utilizzare la corda. Che posso abbinare con l'amo, sicuramente per fare un coso per aggrapparsi, esatto. Posso usare, suppongo, da sola. E il cellulare, con cosa posso abbinarlo? Ok, non, sì, non è tutto dei battery boot, con i quali posso dare un calcio a questo e accenderlo. Grande. E qui posso usare il rampino. Questo lo posso spostare di là. E poi posso scendere. Vado a controllare il garage. Molto yumi-nicchi l'ambiente. È lento, Sarabot, perché la cosa che tu non sai, che abbiamo letto all'inizio, è che questo gioco parla di depressione. Quindi è normale sia lento. L'atmosfera che sta creando è sicuramente quella di qualcosa di deprimente, di una situazione di una persona che addirittura ha le visioni con qualcuno che gli parla e non sappiamo perché e chi sia. Un certo Ezra. Questo va così. Questo tira giù quello. Qua ci arrampichiamo qui, qua ci arrampichiamo qui. Qualche oggetto mi sono usato da solo. Questo oggetto più volte. Ah, ok, puoi usare la corda con due volte l'uncino. Puoi utilizzare oggetti che hai già creato, grazie al cazzo. Qualche volta la risposta non è un oggetto che hai fatto, ma uno che hai già creato, non lo so. Ni, perfetto. Ma io posso usarlo tutte le volte che voglio? Non la lascio qua, suppongo. No, posso usarla tutte le volte che voglio, perfetto. Abbiamo una corda. Possiamo creare dei ponti se ci sono i piloncini.
e questo coso accende gli affari. È un gioco che vuole parlare di depressione, vuole parlare di sofferenza e devo ancora capire esattamente come. Io non credo di potermi arrampicare qua, ma dovrei invece poter dare un bel calcio a questo e tirarlo giù. E poi con il l'uncino far così. Questo arriva qua. Ok, anche prendo il gancio e ora posso arrampicarmi. Anche prendo l'uncino, tiro giù questo, ci vado sopra. Ok, riprendo il gancio. Una roccia con un poema, un'altra roccia con un poema, come un'altra. Grandi luoghi per uomini da lungo andati, per i sogni dell'anno dello ieri, per cui la roccia eterna ha pianto fino a che piegata dalla sofferenza non si è arresa, non ha arreso delle lacrime di polvere. Ok. Io di qua suppongo di poter passare a questo punto, perché tu giustamente, se hai passato il masso, posso passare anch'io. Fai così, passa al di là. Abbiamo un accordo e non ci impicchiamo. Per il momento no. Ho sbagliato. Devo resettare tutto il livello? No, ok, bravo gioco. Cosa ho fatto? Ah no, perché devo fare questo. Bravo gioco, che hai capito che non serviva resettare tutto il livello. Questo lo apprezzo molto. Veramente tanto lo apprezzo questo. Tiriamo giù il ponte, diamo un calcio a questo ponte qua e poi dobbiamo mettere lì la roccia. Allora, i puzzle devo dire che sono carini in sé, ci ha già dato un sacco di oggetti con i quali giocare, cercare delle soluzioni, con le quali esplorare il mondo. Si mischiano tra di loro e devo dire mi piace come sono fatti. Ok, allora qua c'è il carrellino, dai un colpo a questo, vai qua, sali sul carrellino, là sotto c'è un oggetto. Però è voluto questo ritmo così lento, è proprio voluto. Cosa abbiamo trovato qua? Ah, un libro, Le forge della storia. Soprattutto ci è stato insegnato a avere paura, a aver paura di loro. E poi loro non sono venuti. I mostri nell'oscurità sono rimasti nell'oscurità e ora non verranno mai. Noi siamo al punto di svolta della storia, domani potremo avere un futuro, quando oggi non ne avevamo. Sali, ok.
se dovevo aspettare ripassassi. Mi spiega tristezza con la lentezza, ma in questo caso è solo fastidioso. Da giocare non è fastidioso. Ti posso dire che da giocare non è fastidioso. Forse così? No? Ah, col cellulare posso attivare questa cosa, va bene. Aia. Ah, però quella farina devo tirarlo indietro, no? Perché devo usarlo qua. Ok, non servivano gli scarponi elettrificati, si poteva usare il cellulare per... Credo che sia una sensi una batteria in realtà. Si può usare il cellulare per dare una botta a sti affari. Ok, il protagonista sia depresso è chiaramente evidente, anche da come è fatto lo spray, dalla postura che ha con le spalle molto basse e le mani molto molli lungo i fianchi. Anche quando cammina le mani ne muove pochissimo. Se vedete proprio la postura di una persona arresa. Faccio così. Faccio così. Ok. Riprende il gancio. Si sollevi. In questo trovo la pixel art molto ben fatta, anche se è un tipo di pixel art che a me normalmente non fa impazzire. In questo caso devo dire che l'apprezzo. Devo andare di là. Perché poi io devo salire. Anche i suoni, trovo i suoni molto molto curati. La musica d'ambiente, quella parte lì la trovo veramente tanto curata. La mia domanda è come faccio adesso a spostare sto coso di là? Posso. Ah, ho capito. Allora, devo salire qua sopra. Spingere questo coso di qua. Buttarmi di sotto per risparmiare del tempo. Afferrare questo che va di là e ho creato un passaggio. Stare depresso è fortissimo. Sposta massima esposta di cartone. È assolutamente fortissimo questo signore. Niente serpenti, vabbè, meglio. Poi ti dà il tempo, questa camminata lenta ti dà il tempo di guardarti attorno, di vedere gli ambienti, di prendere anche i pati, costringe a prendere i puzzle in maniera molto molto calma. È un gioco che con questa lentezza ti dice pensa prima di agire. Allora, tu mi stai dicendo che io devo spostare quello qui di là.
perfetto. Poi prendere quello lì e tirarlo giù, buttarmici sopra. Andare qua e salire così. Devo dire che mi piace, è strano, però è molto strano. È un puzzle game molto strano, con una trama che, come vi dicevo, si vede che chi vuole raccontarla ci tiene a raccontare questa trama. Si percepisce che c'è un senso di voglia di raccontare questa storia. Io devo andare lì, credo. Eccomi, ci vado lì io. Andiamo qua su intanto. Posso creare una roba tipo con la fune e la batteria? Qualcosa che unisca la fune, la batteria e il gancio? No. Direi di no. Ah, lassù ottengo quell'affare lì. Questo lo abbasso così. Quello attiva quello lì. Perfetto. Questo si è alzato, non me ne può fottere più di meno. Questo qua posso tirarlo giù a questo punto, salire qua sopra, rimettermi gli stivali, attivare questo coso. Questo coso attiva quello. Dieci a uno che devo mettere il masso su quel coso lì. Ma piccola imprecisione del coso, eh? Ok. Si apre porte, se due per di scale e sopra la porta blindata, se possibile. Credo che gli converrebbe andare dai miei vicini a piano terra, gli costerebbe meno fatica. Sono d'accordo. E qua si inizia a scoprire un po' dell'ambientazione. È vero. Incredibile. Le cose sono incastrate. Potrei segnare comunque di salire lungo il condotto. Qua però mi sa che devo spingerti giù io, perché non vedo alternative. Tiro giù questo. Direi che questo va spinto giù. Ah, tirando dei massi si muovono. Ok.
quello si è spostato lì, va bene. Io salgo su di qua. Da un certo punto di vista lo trovo molto interessante. Da un altro trovo che avrebbe potuto essere infinito. No, non volevo salire, scendi, scendi, non scendi. Lo trovo che avrebbe potuto essere molto di più ci fossero stati meno puzzle e si fossero concentrati sulla storia che vogliono raccontare. Questa è, secondo me, deriva un po' dal fatto che spesso e volentieri crediamo che sia necessario per fare un gioco. Che il gioco debba avere per forza delle meccaniche di gameplay complesse. Si tira sulla diga e questo sale. Una strada così lunga verso il basso. E ora che mi cambi ambientazione, gioco, io te lo dico. È quel momento in cui devi cambiarmi ambientazione per mantenere la mia attenzione. Devi farmi vedere qualcosa di nuovo. Ma come ve le chiamo? Avete visto? Echi, parte 2. Aspetta, che cos'è? Ha lasciato qui le sue medaglie. Sono stato cattivo con lui per aver cercato di aiutarmi. Non avrei dovuto. Non importa che non era bravo ad aiutare. Non so neanche da dove iniziare per mettere a posto tutto questo. Cosa puoi dire a qualcuno a cui hai fatto così tanto male? Suppongo che trovarlo sia il primo passaggio. Buonasera, Scasi! Paolo è un pro assodato ormai nella narrazione. A livello di narrazione va bisogno di crearmi un momento in cui per ricatturare la mia attenzione. Le meccaniche me le ha spiegate, adesso deve farmi immergere in questo mondo. Non ha più tempo per non farmi immergere in questo mondo. Deve farlo adesso. Mi ha dato un mondo con cui interagire. Peraltro in maniera abbastanza piacevole, perché quello che fai effettivamente ha un effetto sull'ambiente e non è scontato che sia così. E questo credo che ti faccia. Ah, questo è a bloccare l'affare. Ok. E quello? Ah, c'è un foglietto o un oggetto. Voce 10. Quindi ce ne sono un sacco che ci siamo persi. Tutta la nostra comunità, non c'è collaborazione, solo collaborazionismo. Abbiamo ignorato i segni iniziali e ora la carestia alle porte. Ma non commettete errori, quello che sto descrivendo, quello che vedete ogni giorno, se aprite gli occhi, richiede non molto più che... Non lo sapremo mai. Buongiorno For Duke.
si butti, si spezza le ginocchia. Bello il dettaglio che secondo me nel salto lui accusa di più o di meno il colpo. Probabilmente di queste pagine ce n'è una per schermata, una cosa del genere. C'è una persona. Ehi, ehi tu. Non sei un civile registrato. Devi andare correndo all nel quartiere degli ufficiali. Non può essere. Ok. Devo vedere il tuo pass dei cittadini se vuoi delle razioni. La tua dose di razioni. Sembri forte. Sembri sano, quindi se ti unisci all'esercito avrai doppie razioni. Ah, tu sei un amico del colonnello, ti invidio. Quindi tutti, gran parte lo trova in questi awkward, imbarazzato, li mette a disagio, ma non saremmo vivi se non fosse grazie a lui, se non grazie a lui. Non mi aspettavo ci fosse gente. Mi hanno mandato via da quando ho perso la gamba, niente combattimenti per me. E mi sento come se avessi perso parte di me stesso più che la gamba stessa. Ehi, sei nuovo? Hai bisogno che ti mostri, ti faccio vedere in giro? Forse potrei anche solo stare passando. Buona fortuna. Al è molto rigido con i movimenti dei civili. Me lo ricorderò se resto in giro. Aspetta, se esci puoi portare una lettera con te? Puoi posare una lettera per me? E per mio zio Baccarivari, lavora all'edificio M18 a nord. M18 non ho mai sentito parlare, ma certo, se vedo tuo zio gli darò questo. C'è il colonnello Hall e nella tenda oltre la prossima collina. Circolare. Vabbè, circolo. Circolo, circolo. Mi ricordi del ministro dei confini. Ministro dei confini. Era più alto però. Questo è l'ospedale? Ah, non entrerei in questa tenda se fossi in te. Avevo avuto un'altra intervento chirurgico l'altra notte. Meatball surgery, non so cosa sia. La chirurgia delle polpette, non so cosa sia. Lannark era qui dall'inizio, forse capirà. Compagno, come stai? Come credi che io stia, Lannark? Ho una lettera per te, nuovi ordini. Beh, congratulazioni, generale. Ci vedremo al funerale. Nuovi ordini. Li guarderò più tardi.
felice di vedermi, che parla con entusiasmo e urla agitato. Ho appena capito una parola su 10, icona, eroe, l'uomo del popolo. È come se nulla fosse mai successo, nulla sia cambiato. È così invitante e terrificante. Mi manca avere un fratello, ma il pensiero di tornare indietro, non posso tornare indietro, tornare a far quello. Non posso tornare a quello. Quindi l'Anark se l'hai immaginato? Probabilmente ho ancora quegli ordini, non che importino. Sono quegli interventi d'urgenza atti a stabilizzare la condizione del paziente, ok. Dall'internet, va bene. Medical surgery, si impara sempre qualcosa. Lo che sì che sei un maschio, ogni volta che leggo il tuo nome, per quei 3 secondi penso ad una ragazza, mannaggia. Una foto di soldati. Un gruppo felice per uomini che vanno in battaglia, per essere uomini che vanno in battaglia. Mi chiedo dove siano ora. Probabilmente morti tutti. Questo è. Tempo di andare avanti. Ok. Vado. Addio. Un cartello abbiamo preso. Qualcuno ha chiuso la cancellata con un cartello. Questo è più il suo ritmo, che quello pieno di puzzle che c'era prima. Un gioco che ti dà il tempo di pensare a cosa sta cercando di dirti. È tutta arrugginita, forse sono in grado di chiuderla. Posso agganciare qualcosa a questa cosa. Quindi mi stai dicendo che io faccia così. Poi che io vada qua e dica il cartello e il gancio. No, non era il cartello e il gancio. Il cartello. Il gancio e un secondo gancio, no, e la corda. Una zip line ho fatto. Ma quanta roba che c'è in questo gioco. Il cartello e lo stivale. E il gancio. E la batteria. Un peso. Fai buono momento. Scivola nel metallo, devo agganciarlo in qualche modo. E la leva. Vabbè, non l'avevo fatto prima io, vabbè. Solo banana e kiwi non mi facesse talmente vomitare, la macina sarebbe anche buona. Mi sembra giusto.
Allora, credo che sia un gioco che ha bisogno di essere giocato tutto per poterlo giudicare per bene. Cioè, se è una di quelle volte in cui io posso soltanto darvi delle impressioni e non parlare del gioco in maniera più estesa, perché chiaramente c'è da capire cosa vuol dire. Il centro di tutto questo è se quello che dice riesce a dirlo e se riesce a dirlo in maniera efficace. Devo fare attenzione, sembra che si possa sbloccare facilmente. C'è chiaramente un leone col quale posso fare qualcosa. Ah, però posso fare così. No. Come lo sblocco questo? Chi è? Termosifoni ben arrivati. Posso tirare giù quello e poi agganciarlo con questo. Aia. Posso fermarla a metà strada. Come lo sblocco quello secondo voi? Forse con la leva. Ah, però possibilmente senza morirci. Così, era un'idea. Non morirci mi sembrava una buona idea. Dicevo, credo che il centro di questo gioco sia se alla fine della fiera il riesce o meno a raccontare quello che vuole raccontare. Perché le meccaniche funzionano, l'atmosfera c'è, è anche raccontata discretamente bene, perché Zedeki, Ezra, sei tu? Cosa ci stai facendo qui? Cosa è successo alla tua uniforme? Ezra era quello che ci parlava prima. No. Dove altro potevo andare? Non potevo indossarla. Non dopo quello che è successo. Mi sono arrampicato per aiutarti, ma ora non posso. Non riesco a uscire neanch'io. Ho fallito. Ho fallito tutti. Sono una disgrazia a questo uniforme, alla mia persona, alla mia patria. Sono ricordato come l'uomo che ha causato l'ultima città degli uomini di cadere e vivrò, se vivrò per ricordarlo. Sì, qualcuno vivrà per ricordarmi. Ho fallito, ho deluso anche te, figlio mio, quando ho sposato tua madre ho promesso di darti un padre, come stavo dando all'Anark una madre, ma non penso di essere mai stato qualcuno che tu potevi chiamare papà.
Non so se ti ho mai dato un'opportunità. So che è tardi ora, ma cos'è successo, figliolo? Ero all'inaugurazione, quando dovevo accendere la luce delle torri, non c'era il nuovo governo. Mi sono sentito, non potevo, ero troppo spaventato. Erano stando meglio senza di me. Figlio, figliolo, io so che non hai grande stima di me, non puoi dare un nome a questa paura, ma io posso. L'ho incontrata proprio come hai fatto tu, come pensi che abbia incontrato il dottor Sciavi. Quando ero giovane e forte l'ho incontrata. Mi ha quasi distrutto. Ma era l'inizio della saggezza. Ricorda Ezra, un uomo speranzoso e confortato anche nell'oscurità. Grazie, papà. È fastidioso dover cambiare item in continuazione. I primi 10 minuti sì, Sarabot, mi sono già abituato abbastanza. Devo dire che non mi pesa adesso. Quando prendi la mano con l'interfaccia che non è proprio intuitiva, nel complesso non mi dà fastidio. Perché gli oggetti fanno veramente una sola funzione, quindi tendi a sapere cosa devi selezionare. E non si usano così vicini l'uno all'altro, proprio in relazione a questo ritmo che ha il gioco. Quindi vedi che mi permette di selezionarli mentre vado. Ora che sono arrivato dove devo usarlo, l'ho cambiato. Ciao papà, alla prossima. L'ho già fatta. Ui. Perché è già un po' che dico, dovrei fermarmi. Però sono curioso di vederne ancora un pezzetto. Che ota! Quel lupo rabbioso è ancora a caccia. No. Non ci penserò. Che cavolo ha combinato sto qua? Solo a me piace Paolo come narratore, mi rilassa al tempo stesso e mi fa concentrare. Delle volte ti manda al sonno. Che cattiveria. Ok, da qua come me ne vado? Ah, ok, qua posso fare qualcosa. Non so cosa, la leva. Volte. Tre volte. Quattro volte.
ora io posso andare di qua, va bene, riprendo la leva. E quindi questo lo tiro su ancora una volta. Perfetto. Hai scritto il racconto su Gwen. Ciao, Idem Pantis. Hai scritto il racconto su Gwen, Far Anonymous. Poi voglio leggerlo, eh. Maledetto, per raccogliere quell'affare lì devo scendere fin sotto. Vabbè, tanto adesso ci fermeremo. Crumbler Civilization, le loro idee erano vecchie prima che fossero ancora scritte. La cultura è il risultato dei nostri desideri collettivi, i desideri di quelli che sono venuti prima di noi e quelli che, dei figli che verranno. La civiltà è il nostro, la nostra schiava. In realtà, una volta capito come si fa sta roba, è piuttosto veloce. Ah, devo farla scendere con questo? Uccidimi, non sei morto. Ogni botta che gli do. Mi spiego una meccanica nuova in questa cosa. Lo rispetto, questa cosa la rispetto. Mi stai dicendo che se io colpisco qua, lui scende di una. No, scende un cazzo. E quindi come arrivo là? Devo resettare il livello e rifarlo. C'è chiaramente qualcosa che non ho capito. Va bene lo stesso, facciamo così che facciamo prima. In effetti devo farlo prima io questo, devo farlo dopo. C'hai anche il tuo bel senso. Gnac. Vai su. E vai via. Ah, riscrivere su Telegram. Vabbè, secondo me se questo gioco può piacervi da quello che vedete, vi può interessare, secondo me può essere interessante. È sicuramente un qualcosa di originale. Cioè, parlo ancora con questo tipo, poi stacco. Basta. Hai delle munizioni? No. Hai delle armi? No. Non c'è nulla qui per te allora. Ok, dove stai andando, nostro caro protagonista? Vedete, questi lunghi, questi periodi di pausa, di spostamento, ti permettono di riflettere. Oh, un'altra ambientazione. Ti permettono di riflettere su cosa diavolo sta succedendo. Mentre in un gioco più concitato, il Ponte del Leone. Così strano, i nostri edifici cadono negli anni, ma questo è sopravvissuto centinaia di anni. Possiamo riparare il nuovo, ma quel che rimane dell'originale è ancora qui dopo gli anni. Chi è vissuto prima di noi? Dove sono andati? Si sono distrutti da soli come abbiamo fatto noi?
Va bene, dicevo, se può piacervi questa... Devo finire un mini racconto che stavo già scrivendo, poi mi dico quello con la nostra guerra protagonista o coprotagonista. Ancora non deciso, ma quando sarà scritto te lo manderò in anteprima. Va bene, ok, guerra. Anonymous. Direi che se un tipo di gioco che può piacervi è interessante. Ha dei puzzle sicuramente ben costruiti, ha questa meccanica degli oggetti che si creano che è molto divertente, perché ti permette di sperimentare un po' e vedere un po' come sarà il resto, il pezzo successivo del gioco. La zipline l'abbiamo fatta prima che ci servisse, quindi sapevamo che ci sarebbe servita. Ha chiaramente una storia da raccontare. Purtroppo per giudicare la storia bisogna arrivare alla fine e capirla e mettere insieme tutti i pezzi che ci sta dando. Ci dà tanti piccoli pezzetti, ci chiede di prenderci il tempo di ricostruire i pezzetti. E è sicuramente interessante. Oppure giocare da solo mi trasmette troppa tristezza, ma sembra carino. Può darsi che faremo poi una secondo me dovremmo essere più o meno a metà. Può darsi che lo finiamo poi in live. Se mi viene voglia lo finiamo. Non è da escludere, se vi può piacere. Perché secondo me è particolare. È uno di quei giochi che vedete solo qua. Non lo so, però mi è incuriosito. Devo dire che mi è rimasta la curiosità di vederne ancora un pezzo. Di vedere come va avanti, di vedere cosa è successo, di sapere cosa sta raccontando. Il gioco interessante, la storia non la conosco sempre come va avanti, ok. Mi sembra un gioco lunghissimo, 4-5 ore sono Gwenfar, lo so. Per me è un sì questo gioco di zuppettine. Ovviamente ha quell'ambientazione triste, ma direi che ti lascia la curiosità, sono d'accordo. E noi ti facciamo anche il coraggio al gruppo di sub, va bene. Va bene, io direi che più o meno le mie opinioni le avete su questo gioco. La pixel art la trovo adeguata, curata nei movimenti dell'animazione del protagonista, accettabile in tutto il resto, chiara, non ho mai il dubbio di cosa sia cosa o se le cose siano in primo piano o in sfondo, cosa che c'era capitata nell'ultima recensione che abbiamo fatto. Se vi interessa c'è in sconto su Humble Bundle, se non vi interessa lo giocheremo probabilmente anche noi, lo finiremo, non so quando, ma lo finiremo, magari uno di questi mercoledì in attesa di Vampyr. Io vi ringrazio di essere stati con me. Io adesso vediamo se torno al menu e posso. Dovrei poter tornare al menu. Sì, grazie. Abbiamo fatto il 37%, ce lo dice. Grazie al gioco che me lo dici, che bello. Quindi sì, ancora 3 ore, una serata piena e lo finiamo. Io vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo probabilmente questa sera. Il Dardo mi ha detto che orario voleva fare, non mi ha detto un fico secco, io gli ho fatto delle domande e non mi risponde. Mi scriverà in privato. Ciao!